Eccomi qui, come ti avevo promesso, con l'esercizio che ti insegnerà come imparare ad ascoltare il tuo cuore per poter fare delle scelte nella tua vita. Ma non si tratta delle scelte come tu le hai fatte sino ad ora. Si tratta di fare le scelte nel modo corretto. E il modo corretto è ciò che ti permette di sentirti bene a tuo agio. E ti permette di manifestare l'essere che tu sei, nient'altro, che non è connesso agli schemi, a ciò che si dovrebbe fare, anzi ti invito proprio a cancellare questa parola devo, dovrei dalla tua esistenza e di cominciare ad ascoltare. L'esercizio è molto molto semplice. In genere tutte le persone che ai miei seminari lo fanno la prima, la seconda volta, imparano subito a farlo. Quindi mettiti tranquillo un attimino, puoi sederti e mettere la tua mano sul cuore. Non importa quale. Mettere la mano sul cuore a cosa serve? Tu non sentirai con la tua mano. Mettere la mano sul cuore ti serve semplicemente a portare lì la tua intenzione, la tua attenzione ancora di più. Quindi chiudi gli occhi, perché chiudere gli occhi a cosa serve? Serve a concentrarsi senza lasciarsi disturbare dalle immagini che ci sono attorno a te. Quindi chiudi gli occhi, fai un bel respiro profondo che aiuta sempre. Molto bene. Ed entra proprio in contatto, in ascolto di questo organo meraviglioso che si trova all'interno del tuo corpo. Ecco, adesso puoi semplicemente pensare a qualcosa di carino, di gradevole, qualcosa di semplice. Potrebbe essere ricevere un dono inaspettato, incontrare una persona che hai piacere di vedere. Niente di complicato, qualcosa di semplice e di gradevole. Oppure una bella passeggiata in una giornata di sole. E mentre pensi a questo, ascolta il tuo cuore. Bene. Il tuo cuore è facile che abbia avuto un'espansione, che si sia rilassato, che magari si sia sentito calmo. È una sensazione piacevole. Questo corrisponde a un sì. Adesso pensa a qualcosa di meno piacevole, senza andare a trovare qualcosa di assolutamente drammatico. Non voglio che tu stia male. Semplicemente pensa di dover passare una giornata con una persona che non ti sta tanto simpatica. Oppure un'altra cosa che semplicemente non è così piacevole. Ebbene, è quasi immediato, il tuo cuore comincerà a contrarsi, a irrigidirsi, a farti sentire pesante, a sentirsi lui stesso pesante. Magari cambierà la velocità del battito. Per alcuni addirittura sembra quasi fermarsi. Bene, adesso di nuovo pensa a qualcosa di bello, così almeno non ti lascio in questo stato. Oh, fai un bel respiro e puoi aprire i tuoi occhi. È molto semplice questo esercizio. Non dovesse esserti riuscito al primo tentativo, rifallo 2 o 3 volte. Sei tranquillo che basta che tu ci dedichi il tempo corretto e un pochettino di pazienza e verrà, assolutamente sì. Perché è così importante questo esercizio? Perché quando ti ho detto nel primo caso, durante l'immagine gradevole, che quello era un sì, è perché quando ti troverai di fronte ad una scelta, il cuore saprai già come reagisce, porterai l'ascolto al tuo cuore e sentirai di fronte a quella scelta che cosa ti dirà, sì o no.
Poi tieni conto che normalmente gli esseri umani valutano sempre un paio di possibilità. Le possibilità sono molto di più e io ti invito sempre ad esplorare molte più possibilità rispetto a quelle che normalmente vedi. Questo intanto ti aiuta a sentirti più libero, a aprire la tua mente e comunque anche a studiare, a vedere, a cercare qualcosa di diverso rispetto a quello che avresti immaginato in un primissimo istante. E soprattutto ti invito, una volta che hai, diciamo, trovato varie possibilità, di prenderle una per una, di sentire come reagisce il tuo cuore. E con questo ti saluto e ti auguro una meravigliosa giornata.